abitazione privata dove siamo stati contattati da Stefania e vedremo questa sera di trovare una spiegazione ai suoi fenomeni che si trovano in casa. Speriamo di avere buone risposte per avere poi un ottimo risultato dell'indagine. Intanto adesso la signora Stefania ci dirà cosa avverte dentro casa e le cose che le succedono quotidianamente. Stefania, dimmi. All'inizio molta fifa, tanta, sai, respiro davanti al viso, tutte queste cose strane, vabbè. Poi ho acquisito molta forza ringraziando per modo di dire, morto mio padre. L'ultimo desiderio che gli Hai avevo preso forza, chiesto, ho insomma, preso ed è forza affrontata questa e ho cosa. affrontato questa cosa. L'altra settimana però è successo che sulla parete della camera sentivo camminare l'elettricità e siccome mio padre era proprio acceso, ha detto, beh, questa è l'elettricità, che sta a camminare? Poi cammina e si ferma sotto il crocifisso, tra il crocifisso e le cose sacre. Quindi mi sono incuriosita, poi comunque soffiava, il gatto soffiava, dico, sta cosa non è che Non mi mi piace piace tanto, tanto. certo. E va bene così. Poi è intervenuta tua madre, abbiamo visto delle cose. Quando dopo tua madre è venuta, la notte dopo, è successo che io, che ho una terapia particolare, non mi sveglio manco che cannonate, e il gatto che sta attaccato a me è saltato, è andato verso i piedi del letto soffiando, quindi io mi sono alzata Certo. del soffio, l'ho fatto io un soffio così, non l'ho mai sentito. E poi tanto tempo fa mi hai raccontato insomma che è successo, che sentivi dentro al letto che qualcuno Sì, s'era quello messo nel in letto. un'altra parte, io vabbè, sempre da piccola facevo queste cose, in un'altra situazione è successo che mi sono sentita entrare una persona dentro al letto, convinta che, tra parentesi, fosse l'ex compagno, ma non lo era, perché facendo finta di nulla come noi donne ogni tanto facciamo, Diciamo. e ho preso allungato il piedino dopo aver sentito affossato proprio il letto, queste ricoperte e tutto, ho allungato sto piede e c'era nessuno, quindi schizzata fuori dal letto, c'avevo il finestrone, c'era fuori il finestrone facendomi 3.000 volte il segno della croce, poi sono andata, mia madre mi ha portato da un cugino, questo cugino, Orello, mi ha fatto pure un sacchetto onde evitare perché mi aveva detto che già Una c'era una protezione. protezione, questa era una protezione in più e mi faceva, dopo neanche una settimana è andata a fuoco tutto. Tutto tranne che la chiave di casa. Senti, qualcosa hai fatto caso se magari in casa sparisce qualcosa e poi Sì, all'improvviso ogni ricompare? tanto sì, mi sparisce qualcosa e io dico ammazza quanto sono rincoglionita, vabbè, Pensi subito al fatto che penso magari sì, sei che tu, ecco. so io, però capito, ormai non ci faccio più caso perché vabbè sono proprio rincoglionita. Ok, mo adesso allora abbiamo già montato la nostra attrezzatura, vedremo di fare la nostra indagine e poi in base all'analisi vedremo di concludere. Nella casa, l'atmosfera da noi trovata fu molto pesante. Difatti, all'interno dell'appartamento morì una donna molto anziana, vittima di una morte violenta. Che sia lei uno degli spiriti che infastidiscono la signora Stefania. No, è successo qualcosa, Cristiano. Questo è acceso. Dite qualcosa. No, no, c'è la luce, è accesa, Cristiano. Non posso. Vabbè, fai con quello. Ma guardate, ma L'abitazione, dopo il nostro arrivo, presentava uno strano ambiente.
ed i problemi cominciarono subito a farsi notare, compromettendo l'investigazione per alcune decine di minuti. Difatti, una delle nostre telecamere smise di funzionare, nonostante la spia accesa ebbe un tilt temporaneo. Di solito, la nostra attrezzatura, essendo nuova e ben mantenuta, non ci dà mai tali problematiche. Che sia un caso, beh, continuate a guardare. Se puoi, fai illuminare queste lucette. Sei un suo parente? Hai qualcosa in sospeso con lei? Sei tu che fai rumore? Cominciarono una serie di rumori inquietanti. Intorno al tavolo, qualcosa stava picchiettando tra le pareti dell'abitazione. In seguito, ho controllato io stesso più volte se tali anomalie fossero dovute a qualche movimento dei presenti, ma tutti, vista la sessione EVP, erano impassibili per non contaminare la traccia audio, sensibilissima e quindi molto facile da sporcare. Da quanto tempo sei qua? Io sento come un piccolo rumore. Quindi sei in casa? Continua a mandarmi qualche segnale. Sei dietro di me? Cosa vuoi da me? Soprattutto cosa vuoi da Stefania? Ho acceso il forno, sì. Sì, tutto, piano piano. Allora, accendo questo. Sei qua? Ci sei allora? Simone? Ci sei?
Dici qualcosa? Non ci sta nessuna presa attaccata su. Vedi? Capito, qualcosa deve Non c'è niente attaccato. Chi è arrivato il soggetto? Non lo più, non c'entra niente. È solo questo. Perché? E non è elettricità. Vai sulla presa, vai sulla presa. Neanche la presa, vedi? È questo. Che c'è qua dentro? Cambia. Se vuoi rispondi a lei. Ma sei qualche mia parente? Posso sapere almeno questo? C'è qualcuno che è morto qui dentro? Non lo so, fammi capire qualcosa a me. Una mia ava? Ti è successo qualcosa di violento? Perché non vuoi parlare con noi? Dai, parlami, tanto non ho paura, dimmi qualcosa. A Stefania non dispiace? No, anzi, il contrario. So che a volte fai dispetti in casa. Perché? C'è qualcuno che vi dà fastidio? Ma sei italiana o italiano? Da Stefania. Nulla. Quindi stai bene qui. Mi dici il tuo nome? Ma c'è anche una donna? Allora siete in due. Ma mi state proteggendo o cosa? Allora siete voi che aiutate Stefania? Proteggi Stefania? Se è per proteggere Stefania, allora siete benvenuti. No, io sono contenta se mi proteggete. Basta che però non mi mettete ansia. E non mi spaventate il gatto. Volete bene a Stefania?
puoi rispondere? Vuoi bene a Stefania? Ma mi volete bene? Se non siete chiari, noi non capiamo. Lo facciamo solo per aiutare me e per aiutare voi, eh? Mi aiutate a capire? Perché volete aiutare Stefania? Come boh? Mi fate capire chi siete? Siete i miei parenti? I miei morti? Avete mai vissuto con Stefania? Ma mi state proteggendo o cosa? E da chi? Da che cosa? Da chi e cosa mi state proteggendo? Me lo fate capire? C'è qualche persona negativa intorno a Stefania? Mi puoi dire il nome della persona negativa? Se hai bisogno, prendi la mia energia. Quindi proteggi Stefania perché c'è una persona negativa intorno a lei? Cosa fa questa persona, Stefania? Ma se è la protezione mia dalla nascita? Volete essere lasciati in pace? Allora Stefania vi saluta. Allora io vi mando un bacio grande grande. Evitate di mettermi tanta paura però, più che paura ansia. Grazie, andate in pace. Ciao, andate in pace. Che sia? Praticamente... Quando ha dato delle risposte, sì. Lei gli domandava se la proteggevano, gli hanno detto di sì. E lei poi dopo all'ultimo gli ha detto, ma sei la persona che mi protegge da quando sono nata? Sì. Ma che c'è dietro a quel portachiavi attaccato al muro in cucina? Prima. Poi ho fatto tutto un giro e qua è... Allora riprendi. Poi ho trovato la roba che stava dentro. Riprendilo allora. Già fatto. Ah non lo so, anche questo sta dall'altra non parte. Non è che c'è qualche fonte energia. Dall'altra parte c'è l'ascensore, no? Questa sta a fare è possibile che. La casa presentava molte anomalie. I riscontri ottenuti, seppur non eccessivamente rilevanti, hanno comunque confermato l'attività paranormale all'interno dell'abitazione. Potremmo farci ritorno in caso di avvenimenti eclatanti. Per ora ci accontentiamo dei dati raccolti e vi lasciamo al prossimo video.
Grazie per averci seguito.